Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video di Brawl Stars. Ragazzi, come state vedendo, sono arrivato a 3054 coppe. Ho superato le 3000 coppe, quindi ho già iniziato a usare un po' Bow, quindi sono andato anche oltre perché lo stavo provando. Inoltre, ragazzi, sono arrivato a 40 livelli di esperienza. Oggi però siamo qui perché faremo un nuovo spacchettamento, ve l'ho promesso, devo pagare penitenza, quindi shopperò anche qualche cassa nel negozio. Tra l'altro, approfitterò di queste due offerte, così risparmiamo qualcosina. Vi ricordo, come sempre, se potete gli spacchettamenti, guardateli su YouTube, non sperperate voi i soldi. O se lo dovete fare, pensateci sempre bene, che noi YouTuber lo facciamo perché abbiamo un ritorno, quindi non sono soldi buttati. E che dire, ragazzi? Ragazzi, non è stato difficilissimo arrivare ai 3000 trofei, anzi l'ho trovato abbastanza semplice. Più che altro serviva tempo, cioè ci vuole tanto tempo, perché sono migliaia di trofei, ne fai 5-6 alla volta. È un po' un casino, ci vuole un po'. Comunque ragazzi, ora ci siamo arrivati. Inoltre siamo molto vicini al maxare Bombardino e a poter sbloccare il suo Star Power, quindi oggi proveremo a cercarlo. Io ho mantenuto la mia promessa, ora sta a voi fare la vostra parte. Lasciate un like, fatemi sapere se secondo voi riuscirò a trovare Crow, che è l'ultimo brawler che mi manca, attendendo Jin. Quindi, se avete lasciato like, cominciamo ad aprire queste 27 brawl chest che mi sono messo da parte, perché ragazzi sono davvero tantissime. Le ho fatte quasi tutte, diciamo la maggior parte, nella modalità con i robot, quindi l'evento a biglietto, non facendo strani bug, semplicemente investendo tanti biglietti. Ora ragazzi, andiamo ad aprirle un bel po'. Ovviamente ragazzi, io sto aprendo le brawl chest, ne ho già aperte 5, non c'è traccia di Bombardino. A me servono i fottuti punti di Bombardino, non escono i punti di Bombardino. A me mi sembra una cosa davvero micidiale. Comunque noi ragazzi continuiamo ad aprirle, perché stecca, ho visto il robottino, pensavo fosse Bombardino, invece stecca. Bello che mi ha dato l'icona con il reminder dell'elettricista domani alle 8:30. Grazie, grazie, non c'era bisogno di scriverlo. Cosa vuol dire? Vabbè, comunque andiamo avanti. Punti per Spike, punti per Mortis, 25, non mi dà Bombardino. Tra l'altro non sto ricevendo punti per il povero Bow, che tra l'altro l'ho sbloccato, l'ho usato, ma non ho ancora punti, cioè zero. Datemi punti energia per Bow almeno. Ovviamente non appena trovo i... mi sembra ne manchino 6 punti, quindi, per Bombardino, che non escono, manca a morire. Andiamo subito a potenziarlo. Ho le monete, le ho tenute da parte, e speriamo di trovare il suo... almeno abbiamo trovato qualcosa di nuovo. Andiamo subito a sperare, a cercare il suo Star Power, così oggi possiamo trovare sia l'ultimo brawler, che è Crow, leggendario, sia un nuovo Star Power, quindi ce la possiamo giocare su due fronti, perché altrimenti rischiamo di non trovare nulla. Io spero che non sia questo il caso. Allora, punti energia per Tara 7, che fa piacerissimo. Altri punti per Spike, tutti di colpo, adesso che non mi serve. Quando mi serviva non li trovavo, e francamente è strano. Guarda, altri punti per Spike! Stecca! Ce ne sono... 2 di robot, dammi quello giusto. Che poi non è vero che ce ne sono 2, ce ne sono 3. C'è anche Beryl. Ecco, l'appunto Beryl, l'ho chiamato, perfetto. E Dynamike, basta Dynamike. Quanti Dynamike sto ricevendo? Ragazzi, mi sta memando il gioco. Mi mema, Penny, Piper e gemme, va bene, magari ci servono dopo. Però niente Bombardino, monete, punti per Bo, che comunque iniziamo a farli, va benissimo, e punti per Colt. Ragazzi, io non ho parole. Colt, Pocio, Bombardino non esce. Cioè, raga, Bombardino sarà tipo l'unico che non è uscito, è una roba impressionante. Mi mancano 9 Brawl Chest. Dobbiamo parlare anche del fatto quale cassa conviene e quale conviene meno. Andremo a vedere questa cosa qui. Bombardino... 4, ok, me ne servivano 4, non 6. Va benissimo, grazie. Ok, Piper, va bene. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Oh, dopo 21 casse abbiamo trovato i punti per Bombardino. Davvero incredibile. Pensate quanti ne ho trovati nel corso del tempo. Poi quando mi servono non escono. Potenziamo Bombardino, allora. Vai, e possiamo ora trovare la sua abilità stellare, che è davvero fighissima, perché recupera 200 punti per ogni attacco base. Tra l'altro, nel nuovo aggiornamento verrà buffato un sacco Bombardino, potenziato sia nell'abilità stellare che nell'attacco, quindi diventerà ancora più forte. Tra l'altro, vi ricordate quando avevo preso Leon e vi ho detto che mettevano l'offerta perché sicuramente poi lo nerfavano? Che cosa succederà nel prossimo update? Lo nerferanno, avevo ragione.
lo hanno scontato perché era OP, ma adesso lo nerfano. Povero Leon. Ragazzi, andiamo avanti e apriamo queste ultime 6 casse. Finché ci sono 2 oggetti, sicuramente non esce nulla. Almeno 3 oggetti per trovare qualcosa di diverso. Il bonus, vabbè, c'è quasi sempre. E abbiamo quasi sempre questi biglietti evento, che sono anche shoppabili, tra l'altro, ma... c'è qualcuno che ha necessità di shopparli? Perché io tipo ne ho sempre in abbondanza e non ho mai dovuto guardare lo shop per quello. 2 oggetti rimasti, Shelly, Penny, e le abbiamo fatte fuori. Ora andiamo ad aprirci questa cassa enorme. Non sono riuscito ad arrivare alla seconda. Se mi fossi preparato da prima lo spacchettamento ne avrei accumulate molto di più, ma ho iniziato solamente in questi pochi giorni, pochi ultimi giorni a prepararlo. Quindi ragazzi, non ero pronto ad accumulare cose. Comunque proviamo ad aprirla. 3 oggetti rimasti, sono tutti punti energia. Brock, Leon, Tara, 2 bonus, biglietto degli eventi e altre 3 gemme che male non fanno. Ora ragazzi, mi avete fatto un discorso molto interessante. Se noi andiamo a vedere le probabilità d'uscita di un brawler, tra l'altro ce l'ho molto basso adesso perché ne avevo appena trovato uno, avevo appena trovato Spike, quindi non so se andrà bene. E alta l'abilità stellare, quindi quella la potremmo trovare. Le probabilità sono le stesse in questa cassa, quindi la cassa enorme, e nella mega cassa. Ma attenzione, c'è scritto qui che questa cassa contiene l'equivalente di 3 casse brawl, mentre la cassa mega contiene l'equivalente di 10 casse brawl, con un costo che è meno di 3 volte tanto la cassa enorme. Quindi con la mega cassa di fatto si va a guadagnare. Dovreste avere più possibilità di trovare contenuti, solo che i punti energia sono compressi in meno brawler. Non so se funziona propriamente così. Avere più casse da aprire può darti anche l'illusione di avere più chance, ma non è sempre detto che sia così. Quindi io intanto comincerei sfruttando le 2 offerte, così risparmiamo qualche gemma e magari poi la reinvestiamo comunque in una cassa enorme. Andiamo con questa prima mega cassa, ragazzi. Incrociamo le dita e vediamo. Vai. 5 oggetti rimasti. 5 oggetti rimasti. Sapete che vuol dire? Probabilmente, quasi sicuramente, sono tutti punti energia. Abbiamo Poccio, abbiamo Colt, Pam, di sicuro non mi esce il primo bombardino perché sono maxati, Dynamite, che mi sta uscendo un botto ultimamente, e abbiamo biglietti degli eventi, altri biglietti degli eventi. A questo punto, facendo attenzione perché rischio di cliccare sempre su cose sbagliate, andiamo a aprire l'altra mega cassa che ha uno sconto minore, ma è pur sempre scontata, quindi ne approfittiamo. E ragazzi, 5 oggetti rimasti, 205 monete, abbiamo Colt, abbiamo Penny, abbiamo Piper e abbiamo Spike, con 3 bonus però, dopo bene. 3 bonus, quindi biglietti, raddoppia gettoni, che mi mancavano, li avevo finiti, e gemme, quindi molto bene. Mi avanzano 290 gemme. Visto che comunque voi mi avete chiesto di aprire un po' di casse enormi, io questa volta le apro, ma sappiate che in teoria non è davvero conveniente. Però non si può mai sapere, quindi iniziamo ad aprirne almeno una e vediamo cosa succede. Magari ci troviamo altre gemme e possiamo completare una shoppatina. 3 oggetti rimasti, quindi abbiamo Nita, Brock, Stecca, bonus rimasti, gemme, che comunque ce le portiamo a casa. Se ne avessi altri 7, riusciamo a far calzare fuori un'altra cassa enorme. Intanto qui la percentuale si sta alzando per i leggendari. L'altra volta Spike mi è uscito grosso modo a questa percentuale, quindi speriamo, perché potremmo esserci vicini. Se lo trovassi, ragazzi, avrei tutti i brawler. Cioè, quando lo trovo, ho finito la collezione di brawler, perché mi manca solamente Crow, l'ultimo brawler leggendario. Apriamo un'altra cassa enorme? Apriamo un'altra cassa enorme, vai. Mi voglio fidare anche di quello che mi avete detto. Solamente 2 oggetti, questa volta, quindi per forza punti energia. Bull e 50 su Leon, che non è affatto male, con un bonus di biglietti degli eventi. Apriamone subito un'altra, ragazzi, che mi sento un attimino sulla via giusta. 3 oggetti questa volta. Potrebbe essere qualsiasi cosa, perché prima 2 oggetti ed erano tutti punti energia. Potrebbero essere 2 oggetti più un brawler o più uno star power, chi lo sa. Bull, Colt, Spike. Ok, niente da fare. Per ora doppia gettoni. Ragazzi, ultima cassa enorme, se non ho sbagliato i conti, perché se li ho sbagliati potrebbe essere un grosso problema. 3 oggetti rimasti, quindi possiamo sperare. Bull, Frank e infine Star Power! Yes! Abilità stellare tocca sana. Oh, ragazzi, oh, e che cavolo, un po' di fortuna. Perfetto, abbiamo sbloccato
lo star power di Bombardino, che comunque, voglio dire, c'era l'1% di possibilità di trovarlo, che è quasi come il brawler super raro. Non è così impossibile da trovare una volta che lo puoi trovare. Ragazzi, sono davvero gasato per Bombardino con lo star power. Cioè, adesso spaccherà tantissimo. Ce l'ho solo al grado 10, perché l'ho usato poco in realtà. Ma con lo star power non ho scuse. Lo inizierò a usare molto di più. Detto ciò, ragazzi, è il momento della prima delle ultime mega casse. Vediamo cosa ci troviamo. Speriamo in bene. Apriamo. 5 oggetti rimasti. Non ho mai visto in 5 oggetti rimasti un brawler, quindi in teoria non ci è andata bene. Considerate che se mi uscisse qualcosa di più, potrei trovare il brawler. Ormai lo star power è andato. Ma lo star power mi sa che negli oggetti rimasti prende il posto di un punto energia, perché è il livello successivo all'accumulo di punti energia. Quindi non credo che occupi il posto in più che occuperebbe un brawler. Abbiamo Bull, oltre che Dynamite, Colt, Frank. Intanto accumuliamo un sacco di punti che non fa mai male. Piper, biglietti degli eventi e raddoppia gettoni. Mannaggia, avrei preferito delle gemme. Non credo che me le farà trovare il gioco. E tra l'altro avevo fatto sì male i conti, perché anche se trovassi gemme non potrei accedere a un'altra cassa enorme. Fatemi vedere per l'ultima volta la rarità del brawler leggendario. Ragazzi, io Spike l'ho trovato così, però secondo me non va. Apriamo l'ultima mega cassa. 5 oggetti rimasti, niente da fare. Bo, Pam, Colt, Leon, Pocho. 3 bonus rimasti. E questa volta mi spara le 3 gemmine tattiche, che però non ci servono a nulla in questo momento. E quindi, ragazzi, che dire, abbiamo trovato comunque un'abilità stellare, qualcosa ci siamo portati a casa. Non vedo l'ora di trovare l'ultimo brawler, aspettando Jin, il genio, chi lo sa. Intanto vi invito di nuovo a lasciare un like e noi ci vediamo presto con altri video. Ciao a tutti!